Ho sentito che oggi il signor No se n'è presa con un altro no, ha detto no alla funivia. E cioè, quando il signor No smetterà di dire no alle cose e dirà qualcosa di sì, potremo magari parlarci assieme. Noi siamo qui per fare qualcosa di bello per la nostra città, non per fare battibecchi da pollaio. Mi sembra veramente ridicolo. E poi per favore smettiamola con il signor No. Noi vogliamo crescere, vogliamo fare le cose. Se qualcuno ha dei suggerimenti su come fare le cose meglio, che le dica. Ma sentire sempre dire no e continuare a dire che la gronda la vogliono fare, però cominciamo dalla 7, è come se dicessi io voglio andare a Milano, però cominciamo a fare un viaggetto a Palermo. Ecco, non ha senso. Diciamo la verità ai cittadini. E dire la verità ai cittadini vuol dire chi vuol fare la gronda deve lavorare il pezzo che va da Voltri a Bolzaneto, che è la vera gronda, e poi anche la 7 ovviamente. Ma non devo spiegarle queste cose a voi, vero? Altrimenti dovrei dire che chi i candidati sindaci non sanno la geografia della città, e questo sarebbe molto grave. C'è qualche comitato che non vuole, guarda caso sono quelli che sono così, diciamo, contattati da una certa parte politica, e ci sono molti cittadini che invece non vedono l'ora che questo sia fatto, perché sanno che è una riqualificazione incredibile dell'area. Senza contare che il ministro Franceschini, che è di una certa parte, ha fatto i complimenti a noi per questo progetto, e il PD, quando sono arrivati i finanziamenti, ha detto finalmente abbiamo finanziamento come si deve. Oggi si stanno rimangiando tutto, o è dell'astrologo che si rimangia tutto quello che ha detto il PD. Io insomma non ci capisco niente su quello che fanno, perché vanno un po' da una parte, un po' dall'altra, comunque sempre sul livello del signor No, e questo per me è totalmente inaccettabile.